Stanno preparando per domani. È venerdì 9 settembre del 2022. È venerdì 9 di settembre, il venerdì delle regine, Nino. Ieri ci ha lasciato purtroppo la regina Elisabetta, regina con una G. Domani invece ci sarà la regina con due G che giocherà a Pisa, e poi però domani mattina c'è la processione, dopo due anni che mancava la processione, della regina con tre G. Regina e regina perché è il riccio. Feste Maronna, ritorna nel 2022, Nino. Dove vai adesso? Niente, una passeggiata. Una passeggiata con l'amico, vabbè. Io vado a fare la puntata, ci vediamo qui al Duomo. Non ti perdere, che la gente qua, un sacco di cristiani ci sono, eh? A posto? Sì, eh? Ah? Anzudda va accattate, volete i soldi per Anzudda, Pagalia? No, ciao! E adesso noi andiamo all'eremo, ho detto ai bambini, Pulita Sud, da Galia, non credo sappiano di cosa si tratti, va bene. Ragazzi, Feste Maronna per me è sempre stata come il Natale, forse un po' di più. L'unica cosa che mette un po' di malinconia, se vogliamo dire negativa, è che finiva l'estate. È solo questa, ma se no è, credo, la festa più bella dell'anno. Per noi regini. Immunente va. Ma mia sicuro. Anzudda? Anzudda, voglio l'anzolla! Come stai? Io bene. Cosa hai fatto in questi due anni? Cosa ho fatto? Ciao Ciusciai! Lavori con ci spacchi dei gommi. Spero che siamo nella strada buona per riaprire. Ma il discorso è uno che ci rimbomba in testa. Questi grandi governatori che abbiamo, dove ci porteranno? Ma sempre i politici come parlano, c'è la Madonna, c'è la politica, non serve niente. Allora te ne dico io che ho vissuto di ideali, piangevo quando vedevo un uomo politico e se non lo toccavo e gridando Giorgio, non dirò nulla. Scusate, guarda che figli buona mamma. Oggi questa nuova generazione bomba. Non c'è di non c'è. Una volta noi per come la Juventus, il Milan, l'Inter c'era una tifoseria. C'era una maglia. A volte c'era. Esagerata, un po' violenta, ma c'era. Oggi. Ma apposta dico io, oggi parla di politica, parliamo di questa bella festa, no? Che è la cosa più importante per noi regioni. È da due anni che non c'era. Non si è fatta, ma nel cuore nostro l'abbiamo sempre fatta. Noi? Sempre. Però il contatto umano è importante. Il contatto umano, oltre è importante, è quasi vitale per noi portatori. Per noi portatori, io sono 10-12 giorni che vivo in fibrillazione. Tu mi parlo, faccio che tu puoi figlio qui, tu puoi incidere i figlioli, domani mattina nonno è lì, stasera è lì, ma sempre con una palpitazione come se fosse la prima volta, il primo amore. Eppure sono passati 48 anni che sono qua con la Madonna.
Siamo pronti. E siamo pronti, dai, ricominciamo questa. Ricominciamo, dopo due anni ci mancava tantissimo. E ci mancava il contatto umano, ci mancava. Ma è giusto, dobbiamo toccare, dobbiamo guardare, quindi se noi facciamo, di che partecipiamo? No, diceva un portatore, diceva, l'abbiamo sempre portata nel cuore, e questa è una cosa bellissima, quello che ha detto. Però questo contatto, ecco, loro lo facevano per evitare il contagio, però il contatto è quasi vitale, fondamentale. Sai com'è? È stata una parentesi, diciamo, che ha insegnato tante cose, perché in quei due anni che ci sono stati, è vero, forse non c'è stata la processione per come eravamo. Sì. Però devo essere sincero, per quanto io sono venuto, non sto qua di Fraternità, sono di Reggio, non so. Ma sono venuto, devo essere sincero, c'è stato l'anno scorso, è stato particolare che abbiamo pregato tantissimo all'interno della basilica. Certo, è mancato questo contatto forte, no? Ed è giusto che ci sia il folklore, che ci sia tutto quello che deve essere, perché fa parte di questa città e fa parte anche di quello che siamo. Ma adesso ricominciamo. Assolutamente. Ma penso che neanche dire ricominciamo pure è un po' errato. Continuiamo. Continuiamo. Perché alla fine abbiamo solamente lasciato come una linea con dei trattini e continua ancora. Maria c'è sempre. Dobbiamo essere noi ancora se continuiamo con lei. Ciao, grazie. Ciao. Cosa succede più tardi? Succede più tardi che l'associazione, siccome l'associazione è attenta, ha controllato ed io sono tra i quarantenni di portatore della vara. 40 anni, insomma, portati abbastanza bene, fuori malocchio. Non me li porto tutti addosso, qualcuno lo lascio a casa di qua e là, quindi no. Ho incontrato questo amico che non ci vediamo da 30 anni, un amico che viene da Bergamo e ci siamo incontrati, mi ha riconosciuto perché io non l'avrei riconosciuto. Viene da Bergamo, quindi viene con una voglia ancora più... È un reggino di nascita, ma sono 55 anni che vivo a Bergamo. Da quant'è che manca da Festa Madonna? Da una vita. No, devo dire che tutti gli anni vengo per le ferie e mi trattengo per vedere la Madonna, l'uscita. È dispiaciuto negli anni scorsi per via del Covid che non è stato possibile presenziare per via del Covid, e quindi adesso sono venuto. Va bene, buona Festa Madonna. È stato un piacere altrettanto. E quindi stavo dicendo, quindi sono, daranno un attestato per i miei 40 anni, eccetera. Bello, che facisti qua? Avevo due anni che vi aspetto, non c'era nudo. Maronna. No, non c'è bisogno ora. Finalmente. Sì. Fu un arcivescovo. Che disse l'arcivescovo? L'arcivescovo, guarda. Ma uè, l'arcivescovo uè. Si chiama Monsignor Morrone. Sì. Fortunato Morrone. E a me sembra di vedere Monsignor Ferro. Lo dicono tutti. Un bravo vescovo, almeno per quanto mio. Ma è meduito o non tornare? Ora toccaste un tasto. Vedete che Don Nunner vuoi pigliare i ricci ancora. Don Nunner e Don Nunner. Mi fa piacere. Presidente, come stai? Presidente, sei bellissimo come sempre. Venerdì è un venerdì particolare, è un venerdì che... Sì. Di vigilia, però è una vigilia particolare dopo due anni. No, una vigilia enormemente attesa per tutti i portatori, perché finalmente possiamo dire di ritornare un po' alla normalità. Anche se voi siete stati sempre attivi anche in questi anni di pandemia, però il contatto umano è quello fondamentale. Il contatto con la stanga noi non possiamo non averlo normalmente, quindi per questo l'attesa è in maniera esponenziale e ansiosa. E sarà ancora più bella, sarà triplicata. Speriamo che tutto vada bene per tutti, Presidente. E così nuovamente i reggini possano rivedere la mamma di Reggio per la strada. Grazie Presidente, siamo tutti un pochino emozionati oggi e quindi va bene così. Grazie a tutti. Grazie.
Ancora a casa? Sì, sempre siamo cano, la mamma siamo sempre presenti, sempre. La mamma è sempre mamma. Però non vedo suoni ancora, quando suoneremo? Aspetta, adesso sono uscito dalla chiesa, posso mettere il cappello? Sì, no, perché... ne ha appena facoltà lei di mettere il cappello, perché gli dona. No, il cappello l'ho scelto poi bianco, perché volevo mettere... In onore. Rispetto alla mamma, rispetto alla mamma, perché dico io il suono quando ci sarà. Se lei ha un attimino di pazienza e di tempo, sì, arriverà pure il suono nel trascorrere la giornata. Perché? O la serata. La serata. No, perché senza suono, mister. Niente. Grazie. Una buona sicuramente di serata. A lei. Il prossimo contatore. Il prossimo? Contatore della vara, portatore della vara. Lui? Il prossimo. Ma hai fatto un concorso? No. E come? Per generazione, da 5 generazioni la famiglia Candido, porta la vara, e verrà pure lui quando sarà ora. Perfetto, va bene. Ok. Cos'è questa festa per te? Allora, per me è un rinnovo. È un rinnovo nello spirito, è un rinnovo nell'anima, è un rinnovo per il cuore e per la mente. Io quando vengo qui mi carico di tutta la benevolenza della Madonna. Questa è per me la Madonna della Consolazione. Hai capito? Sì. Se no, niente portatori. Ah. Poi ce n'è un altro. Questo è il prossimo. Oh, lui è già, ha il fazzolettone già. Sì. Ha il fazzoletto. Sì, capostano, mi pare capostano. Ecco. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Perché non si fa i fatti suoi? Io? Perché è da parecchio che non ti vedo e quindi di conseguenza ti volevo... Vabbè, non mi vede, però ci sono stati 2 anni che mi giuriro intra, 2 anni mi giuriro, perché tu fosti sempre fuori. Quindi sto con letto. Ma c'è un programma, signore, secondo lei o no qui? Sì, mi può dire? Sì. Può fare la signorina buonasera? Lei mi prende in giro. Allora, da quello che abbiamo ascoltato, vi do le notizie comunque che conosco. Allora, alle 7:30 ci sarà la Santa Messa. Naturalmente teniamo presente che è da 2 anni che non c'è la messa, la processione, quindi già è una grande gioia che dopo 2 anni la Madonna ci chiama a tutti e a dire io ci sono, venite e ci incontriamo. La cosa bella è questa, che poi ci si avvicina alla famosa veglia, la veglia storica. E poi domani mattina ci sono 2 messe, la prima e la seconda è quella che si fa alle 7, che dura fino alle 8. E poi? Poi, come al solito, viene messo il quadro dal sopra nella vara e poi inizia la famosa processione. Perfetto. L'ultima cosa che dobbiamo dire, vabbè, di quello che so, finalmente quest'anno avremo una vara bellissima, è stata restaurata e finalmente vedremo un'altra vara, assolutamente è bellissima. Bellissima, va bene, la ringrazio. Io l'avrei assunto in Rai proprio. Insomma, dai. Grazie tantissimo. Thank you.
Cos'è Festa di Maronna? È una grandissima festa, bella. Non c'è una festa che è meglio questa che l'altra festa. C'è. La Madonna. Che dare noi. Prima la Madonna, poi la Regina. Ma non durissi che prima la Madonna, poi la Regina. Ho capito, è giusto. Perché questa è, lei è la regina di tutti. Con G e Q2, perché è regina e poi regina, il Riggio, o no? Il popolo di Calabria. Trigi. Cioè Reggio Calabria è regina, è più doppia regina. Certo. E speriamo che domani andava giù bella. Con lui parlate. Da quanto tempo lei? Da 86, è... dell'86. È portatore da 86, mi ha dato voi, adesso. 86 anni lei è portatore. Dall'86. Ah, c'erano 70. Ma non disse, signor... Allora perché hai da dire sti cose? Siamo l'età. L'età è 77 anni. Oh, 86 anni, quanti anni hai? Va 200. Hai 77, 77 cioè. E 77 46. Lei è del 29. Gennaio 46. Gennaio 40. Puro Iddu. Sì, insieme. Vuoi organizzarsi? Te ne regniamo. Lui è storico, zio Nuccio. Quindi va bene. No, e lui è venuto da insieme. Zio Nuccio è storico. È storico, lì a Reggio è anche dei Bundagni. Allora, lei è portatore dall'86. No. Del 62. Del 62. E Iddu perché l'86? Perché... Iddu non aveva cugna. No. Io sai che del 70 e ma noi ne vediamo 86 ormai. E quindi? E conta quando è scritto da... Cioè ave meno contributo versati. Cioè piglia meno pensioni. Non te l'hai a dire che devi giurire due anni. Non devi giurire due anni. Del Sambar. Guarda che la porca puttana. Vabbè. Ma è più bello così, perché ora quest'anno faremo una grandissima festa. Una grandissima festa. Domani a 10. Io ho caso, ora mi curco il cane. Ma dico io un po' chi sono, cara. Ah, che buscio. No, ce l'ha davanti, la guarda. Vedi, anche poi la vediamo noi e suoniamo noi. E suoniamo noi, dai, un po' di musica. Dove c'è la musica? Musica. È sabato di Festa Madonna, saliamo come è consuetudine a piedi dopo essere andati dai portatori a salutarli. Oggi è tutto live, oggi è tutto live. Lei si è svegliato presto oggi, l'uomo confuso live, ha sonno. No. Ma non è presto, perché non facciamo i regi feste Madonna, no? No, anche a mezzogiorno. Anche a mezzogiorno, buongiorno, come sta? Bene, salve, buongiorno, siete pronti figlioli? Vieni direttamente all'Ermo, è inutile che vieni qua. Siamo pronti per... Buongiorno. In diretta, siamo pronti per partire. Sono tutti pronti, eccoli. Siamo pronti per partire. Buongiorno, più presto viene, quando si andrà. L'uomo confuso, oggi siamo tanti confusi. Ma siamo confusi di felicità, o no? Dopo due anni. Siamo pronti. Siamo pronti. Certo, abbiamo la spalla riposata.
Sì, avevo 2 anni che non lavoravo, dicevo. 2 anni che non lavoravo. 2 anni di cassa integrazione. Sì, sì, 2 anni che non lavoravo. Vediamo qui. Siete pronti, ragazzi? Ah, bellezza. Siamo pronti, prontissimi. Ecco. Io sono venuto qui a sbarre. Questa è la sede. Buongiorno presidente. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Un minuto, io sono soltanto confuso. Eccolo qui, siamo confusi, confusi col presidente. Sono tutti pronti qui per partire. Mia sai presto Curievo, Qui a bravo, guardate quante belle cose, va bene. Dai, le abbiamo già fatte delle altre occasioni. Ma certo, un vice Perini. Siamo confusi d'amore stamattina, è da 3 anni, no? È da ansia, perché quando uno attende parecchio una bella cosa incomincia a essere ansioso perché non vede l'ora che si realizzi. Presidente, lei me l'ha insegnato, Massimo Protetti, e oggi andrà tutto bene, dai. No, andrà tutto buongiorno. Bene perché abbiamo una guida che è la Madonna, che non ci farà commettere. Va bene, andiamo, andiamo. Ecco qua, arrivano. Figliolo, mi raccomando, facete i bravi. Fate i bravi e ci vediamo là. Va bene, ciao, ciao. Ci vediamo là, basta. E quindi, che bella sta salita. Io quantavo che ne faceva per. Ecco. Muovetevi. Buongiorno giovani, i giovani, scusate. Scusate, ma insomma io stavo anchianando. La patata ti amaronno, non me la preoccupaci, che bella. Lo so che non. Ora dico che scusate. C'è lei. Lei che dice di essere. Dice di essere una persona, cioè chi è tu vuoi un caffè? Ma un turista! È da gente meridionale, vuoi un caffè? Ma come? Qualcuno. Ma tu sei il mio fratello! Sì! Sei un uomo confuso! Sì! E allora va. Ma io dico io, come mai? Perché non ci innalziamo mai? Due caffè! Basta! Che cos'è? A Monza non si dico, non si gridano per le strade vuoi un caffè! Come lo volete? Non sono un personaggio come noi! Saliamo ragazzi! Saliamo, che la salita si sente, sì. A questa età lei la sente la salita? Sì, no? A quale età? Alla sua. Ah sì, sì, alla sente la puzza. Andiamo, andiamo. Buongiorno, buona festa di Madonna a tutti. Salga con me. Lei potrebbe essere il bastone della mia vecchiaia. Sì. Eh? Come no? Ogni anno qui. Lo farei con piacere. Dottore Piromalli, ogni anno qui. Lo farei con piacere, ogni anno qui. Siamo sempre di meno però, caro dottore Auspici. Perché? Non lo so. Io mi ricordo per esempio al bar dove lei giustamente ci rimproverava per questo fatto di meridionalità. Sì, basta, questa no. Però mi ricordo che in quel bar c'era la ressa, non si poteva entrare. Era pieno di. Ora invece abbiamo preso il caffè in un minuto e siamo usciti. Quindi qualcosa. Sta cambiando, però ho visto il bar pieno di giovani. Sarà che i vecchi sono andati più su e siamo rimasti noi i vecchietti. Sì. Saliamo, va. Godiamocela questa salita. Sì, andiamo. E certo, è confuso. Ragazzi, bisogna lavorare, figliolo, lo fermate qua e bar, o no? Il caffè. Per il caffè si può. Si può per il caffè. Figliolo, ma lavorare, o no? Cioè, lo fermato bar. Siamo a lavorare, ancora non è ora. Ah, no, ora che lavorare, che fai un nostro dovere. Va bene. La parola non aspetta. Come stai? Ciao, a posto. Buongiorno. Andiamo a lavorare, tu sei bello giovane, fora malocchio. Mi raccomando. Hai lasciato il tamburello, tutte le cose. Ciao, buongiorno. Mangiano. Ormai stanno morendo, rapa. Che piglia? Sono posso dire che piglia? Opi.
Non arriva mamma. Ce l'ha con me? No, pensavo, io sono il fratello dell'attore, siccome sono già... No, credo che lei ha visto me, quando tirano qualche cosa io ci dico se mangio. Vedi che roba pesante, vedi che roba pesante. Non mi interessa. È roba pesante. Andiamo, va, Già lei sta disturbando di prima. Ma lei se ne sta già andando? No, io sto andando che devo fare un servizio e torno, sempre per la Madonna. Stiamo andando, perché non siamo andati per niente a casa, da ieri. Da ieri, quindi... Io sto andando e poi ritorno. Guardi che è tutto registrato. Non lo metto in dubbio, se no non ero qui a fare l'intervista. Sì. È un piacere prima mattina a stare in contatto con un uomo confuso. Buongiorno signori, buongiorno, buongiorno. Di un uomo confuso. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Come state? A posto, chiediamo a te, uomo confuso. Sì, no, io sono confuso, ma c'è anche uno che è stanco, non so, non regge più adesso. Andiamo, siamo pronti, dopo due anni, giusto? Siamo pronti. Allora, che parlavamo che è vuota quest'ora, di solito c'erano più persone. C'erano più persone, vero. Però l'attesa è tanto, dopo due anni di Covid. Io considero che sono venuto da Bologna appositamente solamente per la festa. Oggi sono preso il volo notturno, e però è sempre un'emozione. Vedrai che arriveranno tra poco. Ciao ragazzi, senta, io sono confuso, stavo dicendo, ma lei era stanco, ho visto dormire. No, già sono morto. E lei? Mi dica. Ce la fa ancora, perché la vedo... Ce la fa ancora. Stava dormendo. Stava a se ce la fanno col diavolo. Esatto, così la voglio, così. No, io volevo sedermi. Mi rompe chi? La telecamera. Mi rompa telecamera. Mi rompa telecamera. Dice che mi rompa telecamera. Ha detto che mi rompe la telecamera. Non ho sentito. Ah, perché vi sto riprendendo, vi denuncio a tutto. Mi rompa telecamera. Che fai tu? Fatti venire per bene e non ti virano. Polizia, mi vuole rompere la telecamera. C'è bisogno. Però. La fanno in salita, non potevano fare in discesa. Esatto, in discesa, facciamo un scendendo e intanando. Cioè lei è molto... mi risponde, perché mi risponde così? Io sono sempre una persona anziana. Anziana? No, sono più anziano di te. Non so, hai uno più vecchio, zitti. Però lei è una bella persona. È una bella persona. È pronto per questa... Sempre, sempre. In questi eventi siamo sempre pronti. Mi voleva rompere la telecamera, me lo dà un bacino ora. Dato un bacino, visto? Così si fa. Avete fatto pace? Sì, abbiamo fatto pace, ci vogliamo. Mi raccomando. E facci tua notte? Va uno doppio. No, c'è la cosa rossa. Dico io a notte va uno doppio. No, è gratis. È per devozione. Per devozione questa. È una notte bella. Stanco morto. Sì. Però grazie a Dio e grazie alla Madonna siamo riusciti a farla. Perfetto. Dicono che c'è poca gente questa. C'è stata poca gente, sì. Molta poca gente. La gente non crede più neanche a questo. Ma magari è una questione pure di disabitudine, voglio dire, no? Questione di abitudine magari a farla sempre, da due anni che di giurire, voglio dire. Quello è, ammazzavo sto conto, perché per due anni non posso muovermi. La Madonna vittima su un tuo quasi lontano, ora grazie a Dio e alla Madonna quest'anno torniamo a fare quello che è giusto. E si riparte piano. E si riparte piano piano. Va bene. Sì, gli stessi, sì. Thank you.
Io. Cosa c'è? C'è il cambio di Sua Eccellenza. Io lo devo salutare. Sì. Ah, già, però dai che è tardi. Rinnoviamo oggi. Sì. C'è un articolo su Calabria di Pino Dano, l'abbiamo fatto insieme ieri. Sì. Buongiorno, scusatemi. Poi vi salutiamo a tutti, dai. Sì, salutiamo. Bravo, andiamo. Buongiorno Don Nunes. Torna a quando si entra in chiesa bisogna indossare la mascherina. Io ringrazio i portatori che mi stanno... Sembra che il Covid non c'è. Però c'è, lei ce l'ha, no? No, io adesso, siccome sto servendo lei in questo momento, no? Subito dopo la metto pure io, perché dobbiamo sapere che il Covid ancora c'è. Quindi cerchiamo di mantenere un pochettino di sicurezza, fin certo, dove si può. Certo. Quindi adesso che la... va bene così... Mi dica se l'ho fatto male, però no, va bene così. Va bene. No, il problema è che è da 2 anni che praticamente se allargare quindi diciamo ancora di usare qualche attenzione, perché ancora il Covid esiste. Qua vi dice, per chi invece lava spanati. Vedete un attimino di vale. Mettete un chiodo, unica. Praticamente, ecco, sta per finire la predica, la messa a Don Nunes. Qui c'è un portatore particolare, lui viene da Brescia, però è il Riggio, mi pare. Sono il Riggio, sì, Santa Caterina. Sono 40 anni che parlo, di Santa Caterina. Di Santa Caterina. Brescia, Santa Caterina, a Brescia non c'è Santa Caterina. No, Santa Caterina c'è, certo. Ma è già, non è la stessa. E ogni anno vieni? Tutti gli anni, sì. Extra pandemia, tutti gli anni siamo qua adesso. La Madonna. Lui è qua perché è anche un miracolato. Ah, della Madonna. 3 tumori ho avuto. Diciamo che grazie a lei è andata tutto bene. Certo. Bene. Questa è la speranza che ti porta tutti gli anni a venire qua, proprio questa. Perfetto. Sì. Evviva Maria. Evviva Maria sempre. Sempre. E questi sono tanti, anche da noi portatori ci sono questi problemini che noi portiamo avanti anche. Vabbè, la mamma, la mamma. Non la so scordare mai. E grazie a lei che siamo qua. Grazie. Siete pronti ragazzi? Siete pronti? Pronti anche con le mascherine. Da 365. Mi raccomando, senza fare il chiodo nelle orecchie ci vuole. Ormai ce l'abbiamo così, il chiodo.
si sono sdillabrate, sì, è vero? È vero, è vero. Ora basta con la pandemia. No, però c'è. Però c'è. Se mi dai la telecamerina, te la giro così li vedi per bene come ce le ero in questo momento. Se mi dai la telecamerina, non mi prendete in giro, per favore. Grazie Gesù, grazie di cuore. Arrivederci al prossimo anno. Se ci sono... Don Nunnari ci dà appuntamento al prossimo anno, Stefano. Noi Don Nunnari lo conosciamo perché era nostro, o no? Don Nunnari è il padre di tutti. Come ha detto poco fa, noi siamo figli di Maria, quindi dobbiamo camminare e pregare anche che lui il prossimo anno sia in mezzo a noi, come vuole la Madonna. Certo. Certo, lui ha detto che aveva tante messe da scegliere, a Cosenza gli hanno detto vuoi farla sabato, domenica, ha detto no, io sabato sono qua perché devo dire la messa dei portatori. Questa è la sua messa, è la messa dei portatori, perché lui per tantissimi anni è stato sotto la vara e quindi era giusto che oggi fosse qui in mezzo a noi. Tu sei della generazione un po' più della mia, però siamo cresciuti lì con Don Nunnari. Quante volte ti ha preso dalle orecchie? Mai, penso. Tu eri un bravo figliolo, Stefano. Devo dire che mi ha raccolto in mezzo alla strada, insieme a tanti altri. Ogni tanto qualche maschiata volava, certo. Però la cosa più bella è che ci ha sempre perdonato e ci ha sempre accompagnato, anche ora che è vecchio, anziano, come dice lui, è sempre in mezzo a noi, che ci consola e ci dà dei buoni consigli, nonostante la nostra età. Buona festa di Madonna. Pure a te e alla tua famiglia. Grazie. E va che confermati nella fede.
Perché vogliono tutti un selfie con voi, Don Nunnari? Scusate, quanto ci faccio la foto? Statevi buoni, non vi avvicinate. Ha una vita che faccio un selfie. Ci sono i frati, ragazzi. Sono contento di farlo. E c'è? È arrivato un tempo. Un selfie non si rifiuta mai. Dai, che dobbiamo uscire, forza. Scusate, dai. Quanto se la fa con i frati, dai. Prendi il giro. Questo è ripetito. Fagli fare la cosa, aspetta. Vieni qua, vieni qua. Frati, per piacere, vieni.
oh, non, perché non ho facito papà la fotografia? L'ha ragnato un sacco. Andiamo, dai! Ci disse, ma se faccio papare ogni fotografia, ne facevo murri. O no? Posso saltarlo? Buongiorno! Ho fatto la fotografia con Don Nunn. Come no? Don Nunn, vi vogliono salutare. Ti saluta papà, Gillo Tomasello. L'hai fatta? Mamma mia! Salve! Ora ne esci! Siete arrivati adesso? Dove eravate i 5 che era solo io qua? Noi siamo arrivati alle 6:30, eravamo qua. E non è vero, nessuno vi ha visto, no, signore. Eravamo io e Don Nunnari. Ci ha visto la Madonna. Don Nunnari è cosa nostra. Sì, sì, sì. Però poi indrassa sto sole, a mia idea, va bene. Io bene, tu? No, così. Ah. Perché così ci prendiamo il Covid, giusto? Ma io non ce l'ho avuto, tranquillo. Non l'hai avuto? No, ah, ho fatto tre. Sì. Cupidia ora allora. Non è cupidia ora. No, la mascherina. Ah, mi stai firmando. Certo. Senti, vabbè, ma tu sei venuto... Il giovedì. Senti, cos'è per te festa di Madonna? È una festa grande per tutti, perché la Madonna non guarda in faccia il muto, guarda tutte le persone, aiuta tutte le persone. Soprattutto quelle sorridenti come te. Grazie, ciao! Liberiamo le scale, possiamo dire liberaci dalle scale. A Maria la nostra città, Ave o Maria, piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre della Consolazione, Avvocata del Popolo Regino. Noi
veniamo da Catanzaro apposta. Da Catanzaro! Da Soverato, bene, precisamente. Benissimo. E oggi siamo qua per goderci dove... Sono 52 anni che io la porto alla Madonna. Ma lei è di Reggio? Sono di Reggio, Reggino. Grazie. Quindi è contento, dopo due anni di lockdown, diciamo. Ci siamo fermati, ma adesso riprendiamo con tanto ardore. Ecco. Ma voi che facite a Catanzaro? Lavoravo a Soverato. Vabbè, no. In una società petrolifera. E poi da Reggio mi hanno trasferito a Soverato. Va bene. Va bene, buona festa di Madonna a lei. Grazie anche a voi, grazie. Viva Reggio. Ci siamo? Scusi, cosa significa Yamunindi? Perché ha parlato questa lingua? Cos'è il verbo? Ecco qui. Viva Maria Bentornati, non poteva mancare lo striscione, non poteva mancare, sempre presente. Due anni di Covid, che faciste tu due anni di Covid? Che fismo, possiamo raccontare tristezza, purtroppo quasi in tutte le porte è passato qualcuno che ha fatto una cosa in tutte le porte. È passato, bello non bando alle tristezze, è tornata la processione. Sì, il sogno si è avverato. Una volta era di routine, oggi possiamo dire, possiamo gridare al miracolo. Perfetto, ciao, grazie, me. Ciao. Cosa fa in mezzo ai giovani? Non giovani come me, noi giovani. Giovani nello spirito! Lei anche scout, ha la stessa divisa. No, perché tiene cambio. Mi ricordate allora quando mi avete intervistato. Mi sono sbagliato. No, ha detto bene, ma adesso lei è diventato scout. Capo scout. Però sono bei ragazzi, guardate che sono belli, sono giovani. Sì, anche nel campo del servizio che fanno. Certo, fanno una bella cosa. L'importante è che si sorrida. All'amore di Dio. Oh no, lei sorride? E la vita ci sorride, se noi sorridiamo la vita ci sorride. Sì, è così. Viva Maria! Viva Maria! Sempre! Oggi è sempre! Arrivederci!
fosse dal vivo, credevo fosse un disco, invece cantano dal vivo, dentro la macchina. Fanno anche il controcanto, volevo complimentarmi con loro. Tutto live. Oh Maria, la luce della tua fede. No, adesso stanno pregando, quindi niente. Spirito, pure così al volo. La tua profonda umiltà tu sostituisca al nostro orgoglio. Scusate, ma i brazzi alla vita. Sono andato a cambiarmi, eh? Ho fatto il cambio nello spogliatoio tra primo e secondo tempo. Hai fatto benissimo. Fatto bene. Siamo già. Dove siamo? In secondo tempo. Sì. Che non dobbiamo. No, no, dico io, l'arcivescovo che dissi che sono andato a casa a cambiarmi e non potevo. Ah, cioè ha parlato Vitt che non c'era, no? No, domandavo. Alfredo se. Dovrebbe arrivare. No, perché io sono andato dall'eremo qui a un attimo a casa, però non ho fatto in tempo per la consegna. No, però io gliel'ho detto, se nei cipressi della Banca d'Italia dovrebbe ritornare. Lei è del servizio d'ordine, ma perché non si veste per bene? Perché non si veste per bene? Quanti anni ha? Lei è fantastica. No, non sono fantastica. Io ho chiesto al signore perché non si veste per bene. Scusatemi un attimo. Ma lui una scuola assieme, io non ti ho conosciuto, che sei bello, che sei diventato? Diacono, grazie a Dio. Bravo, che bella festa. Inimmaginabile, no? No, eri così, anche a scuola io dicevo chi tu diventa diacono. E allora, senti qua, che bella cosa dopo due anni di... Dopo due anni, è la mia prima da diacono. Bene, ed è bello, è stato un piacere vederti. Sì, anche a me, grazie. Sei stancato? Vedi, questo è il nostro re, sì. Questo è il mio principe barone. Ma metti giù il cappello, il re, non ti dica corona, però il cappello l'ha messo. No. Ti raccomando, Come si chiama? Come il mio, questo è il mio nipote, Caporrazza. Ormai posso morire, babusta Raffaele. Ormai posso morire, grande Alfredo. Non mi fate arrabbiare. No, bella domenica mattina che passo con Alfredo. Chi fa mallotti mattina tra chi? No, sono, sto bene, ora sto bene, guarda. Come a voi, stamattina sogno come a voi. Come a noi, allora sei tosto oggi, non stai. Vita avanti, adesso ci fermiamo quest'alta istituzione. Santa Maria, madre della Costituzione, avvocata del popolo di Dio, prega per noi. Perché non suonate? Ah, state suonando! Come mai non si suona? Perché non suonate? Vi hanno fatto qualcosa, no? Perché non suonate? Stiamo suonando. Ma vi fico qualche cosa, no? No, e suonate! C'è festa! Alfredo, che dici? Allora, perché non suonate?
perché non andate a farlo suonare? No, suonate, ci sono io, ci sono io, suonate. Andate, maestro. Perché queste musiche mi ricordano sempre Totò. Da, com'è bella la musica, com'è bella la festa. La festa. Mancava da 2 anni. Salve. Da, balla! Da. Questa è la banda dei Cacci Baci. Me la può prestare un attimo? Dopo per... No? A te no! Va bene, ok. A te no? No. La polizia locale, è tutta brava gente. Ok, grazie. Ma se viene, grazie. Hanno cambiato le regole, signora. E si è ammassato tutto. Io non so come farò a riprendere la volata finale. Cosa? Come hanno fatto gli antichi? Gli antichi ne facevano una volata banale, non c'è su immagine la volata banale gli antichi. Cioè io la riprendo da qua con tutto l'amore che abbiamo. Buongiorno, salve. A scala... No, non si può dire da scalanata, guai. No, sì, allora. Nessun giornalista può andare lì perché è vero. Vero. Giornalista, vero? Sì, auspicio. Bravo. Questo è Ma io non c'è. Io non te volevo offendere con i giornalisti. No, no, va a morire Dio, no. Però a sigaretta intatela. Anche se elettronica. Non è sigaretta, è telecamera. Telecamera. La cosa è anche che. No, a telecamera. Sì, la sigaretta è mucciata. Un consiglio. Sì. Prendi la barella, la metti fuori, sei là sopra. No, devo fare la volata, io devo fare vedere, non c'è nudo, ma nemmeno va bene. Ma credo che siano regole ancora anti-Covid. Ma facciamo un casino campo, ci credo. Forse. Ma vero no, campo, io non faccio così. Però la resta c'è. Senta, come fa a riprendere la volata lei? Io ho pensato di mettere degli specchi lì, mettiamo gli specchi, così almeno... Mi piace, l'idea mi piace. Perché non si può riprendere, perché non so... Comunque ti vedo confuso, non solo al mattino. Ma questa è una confusione bella, perché io capisco le regole anti-Covid, tutto quello... Sì, però noi che fastidio daremmo stando lì, questo è il... No, e chi è che riprende la... Cioè non c'è la testimonianza diretta, c'è una testimonianza... Obbligo. Rimbalzo con lo specchio. Certo, io non lo so. Raccontaci un po' di aeroplani di carta, della regina. E la regina. L'uomo confuso alla mattina. E allora, l'uomo confuso rimarrà confuso, credo, anche dopo queste esperienze di Festa Madonna. E niente, sulla regina giocheremo alle 2, alle 14, quindi subito dopo, tra qualche ora, i giocatori già si stanno preparando. Abbiamo la benedizione della Madonna, quindi. Speriamo di sì. Non ha mai perso la regina, non ha nemmeno mai vinto, cioè poche volte. È sempre finita in parità la partita di Feste Madonna. No, sempre no, però per la maggior parte in parità. Vabbè, è buono anche un pareggio. A Pisa loro, anche se... è una delle pretendenti alla promozione. Sì, anche se hanno... fatto qualche passo falso. Sì. Passi falsi. Sì, hanno... Però noi dobbiamo fare... Inzaghi.
Inzaghi ha costruito un bel gruppo, perché l'ha fatto lui insieme al direttore sportivo, quindi è... Ricordiamo, un campione del mondo, quindi insomma anche un po' di carisma in più, non dispezzando nessuno. Ma io, se posso dire una cosa, l'ansia giusta per questa squadra e questa città. Noi siamo ansiosi di arrivare, lui ha l'ansia giusta, quindi può darsi che sposa molto bene la nostra casa. Noi abbiamo l'ansia adesso di vedere la Madonna che è arrivata. È arrivata, però noi la dobbiamo... Noi l'ansia dal freno. Questi. 5, 6, sì. Meno, sì. Magari ci faranno entrare soltanto per la ripresa. La ripresa ci possiamo mettere davanti all'ambulanza, no, decide da un damastari. Possiamo andare, ecco, dai, ci danno il permesso di salire. Andiamo qua. Ci mettiamo da qua. Esatto. No, i fotografi qua non devono rimanere nessuno. Allora, però davanti all'ambulanza no, la gente no, deputati, cioè non lo so. Quindi cioè, avreste dovuto mettere un palchetto pure da sopra di giornata, pure un taterrazza, ecco. Quindi non si può. Sulla strada ci dobbiamo mettere. Ma quale strada? E come la riprendi? Come la fotografi tu? Sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato da Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. E a tutti voi che celebrate con fede e con gioia questa santa festa, conceda al Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito, e la benedizione di Dio l'Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi. Poi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Buona festa a tutti e grazie. Oh,
100.